Vuoi sapere se è possibile e conveniente installare una pompa di calore con il tuo vecchio impianto radiatori? In questo video ti spiego come funzionano i radiatori insieme alla pompa di calore e quali potrebbero essere i problemi, ma anche come li puoi risolvere. Se sei interessato ai contenuti di questo canale, ti invito ad iscriverti e cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Bene, per comprendere la possibilità di utilizzare la pompa di calore con i radiatori è necessario fare qualche premessa tecnica. Come funzionano i radiatori? La potenza dei radiatori è funzione di tre parametri: della superficie radiante e quindi della forma geometrica. Nel caso dei classici radiatori possiamo aumentare gli elementi oppure le colonne o entrambi, dalla temperatura di mandata e dalla portata d'acqua. Quindi, se a parità di portata radiatore la temperatura di mandata è più bassa, anche la resa del radiatore sarà più bassa. Facciamo un esempio. Considerando costante la temperatura ambiente a 20 gradi, consideriamo un elemento tubolare in acciaio da 4 colonne ed alto 90 cm. Se alimentiamo con una temperatura di mandata di 80 gradi e una temperatura di ritorno di 60 gradi, o se volete con mandata 75 e ritorno a 65 gradi, la potenza termica emessa è pari a circa 114 watt. Se alimentato da temperatura di mandata di 50 gradi e una temperatura di ritorno di 30, la potenza termica emessa è pari a circa 33 watt e quindi una potenza inferiore di ben il 71%. In questo caso, se volessi mantenere la temperatura di mandata a 50 gradi per aumentare la potenza, potrei aumentare la portata d'acqua in modo da ridurre il salto termico tra la temperatura di ingresso e l'uscita del radiatore. Ipotizziamo di avere quindi una temperatura di mandata di 50 gradi ed una di ritorno di 45 gradi. La potenza termica emessa è pari a circa 51 watt, questa volta inferiore del 55% rispetto alla potenza iniziale. Una volta capito la grande influenza della temperatura e della portata sulle rese del radiatore, passiamo alle temperature delle pompe di calore. Le pompe di calore sono tanto più efficienti e quindi consumano poco energia elettrica quanto più la temperatura di mandata all'impianto è bassa. Sul mercato esistono pompe di calore che possono raggiungere alte temperature di mandata, si parla anche di 70 gradi, ma i consumi elettrici aumentano notevolmente. Se avete un impianto fotovoltaico o pensate di installarlo, non sarà in grado di coprire tutto il fabbisogno elettrico delle pompe di calore, salvo non abbiate un'abitazione in classe A4. Un buon compromesso in questi casi potrebbe essere quello di produrre acqua tra i 45 e i 55 gradi. Queste informazioni sono chiaramente indicative perché ogni caso andrebbe valutato singolarmente, anche per calcolare esattamente quale potrebbe essere il consumo elettrico stimato ai vari regimi di temperatura e di funzione dell'impianto esistente. A questo punto, però, sorgono spontanee alcune domande. Ma qual è la potenza necessaria di ogni radiatore? E soprattutto, come posso sapere se il mio impianto radiatori è in grado di garantire una temperatura ambiente confortevole? La strada più corretta è quella di fare calcolare i fabbisogni termici dal proprio termotecnico di fiducia. In caso contrario, possiamo seguire i seguenti passi: aumentare la superficie radiante per quanto possibile ed in funzione degli spazi disponibili, idealmente raddoppiandola. Verificare che il circolatore abbia una portata adeguata ed eventualmente inserire un separatore idraulico con una pompa di rilancio, ipotizzando che le tubazioni abbiano una sezione comunque adeguata alle nuove portate. Cambiare il regime di funzionamento dell'impianto da alternato ad un funzionamento continuo. Dovete sapere che il fatto di accendere l'impianto di riscaldamento per alcune ore del giorno e spegnerlo completamente durante le ore serali o notturne richiede una potenza termica maggiore rispetto a quella richiesta mantenendo acceso tutto il giorno l'impianto. Per mantenere bassi consumi è necessario, se non l'avete già fatto, installare un impianto di termoregolazione come le valvole termostatiche o un altro sistema elettronico similare che consente la regolazione per ogni locale. In questo modo, mantenere una temperatura costante comporta una riduzione della potenza massima mediamente del 30-40%. In questo modo non darai modo alle pareti di raffreddarsi e sfrutterai la capacità delle pareti di accumulare calore nelle ore meno fredde e di cedere all'ambiente nelle ore più fredde. Se quanto fin qui detto non è sufficiente oppure vuoi avere la certezza di non avere freddo, ti consiglio da subito di sostituire i radiatori con i ventil convettori e dimensionarli per una temperatura di mandata di 45 gradi. Un ultimo consiglio, che potrebbe essere scontato, cerca di ridurre il fabbisogno termico isolando la casa. Ti ricordo che i maggiori benefici li raggiungerai isolando, con un costo relativamente contenuto, il sottotetto ed il pavimento esposto verso locali interrati, non riscaldati o verso l'esterno.
Siamo arrivati alla fine e spero che il video ti sia piaciuto. Ti invito ad iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Un caro saluto.